po' d'anestesia. Figlio di puttana. Tutto bene, hermano? Un bastardo voleva ripulirmi. L'ho sistemato. Chi? Qualcuno della zona? Credi che qualcuno di qui cercherebbe di rapinare me, baby? Senti, V, ho un problema. Stavolta è serio. Sembra che tu sia nei guai. Ti serve aiuto? Sapevo di poter contare su di te. Kirk, gli devo dei soldi. Se non pago entro domani, dice che mi spezza le gambe. E non scherza mai su queste cose. Ha contatti nel cartello. Hai chiesto soldi a Kirk? Ma se lo sanno anche i ratti a Haywood che è un cazzo di strozzino. Mio fratello è appena uscito di galera. Meritava un'accoglienza da eroe. Lo so, ho fatto una cazzata. Parlerò con Kirk, ma mi devi un favore. È un bravo ragazzo. Mi salvi la vita. È solo sulla cattiva strada. I demoni camminano. Ma gli dirò che ti dispiace. Ehi, Kirk, voglio parlare. V, quanto tempo? Dimmi, che cosa vuoi? Pepe mi ha chiesto di parlarti. Che c'è? È troppo timido per portarmi gli addi di persona? Digli che non mordo. Non ancora. Che cazzo di problemi hai? Dagli un po' di tregua, ok? Ti pagherà. Ha solo bisogno di tempo. Ti sembra un prete che gestisce un'opera di carità? Se prendi in prestito degli eddi, devi restituirli. Con gli interessi. È cosa risaputa, cazzo. Stai dicendo che dovrei graziare una merdina che non rispetta i patti? No, lascialo tranquillo perché te lo chiedo io. Mi conosci. Sono un uomo d'affari. Quindi devo sapere cosa ci guadagno. Tutti devono guadagnarci, lo capisco. Ti dovrò un favore. Allettante. Ho già un'idea. Ah? Una bella auto a tutta pagina. Al momento ce ne sono solo quattro a Night City. La prima del direttore regionale della Rayfield. La seconda del sindaco Ryan. La terza di un servizio di autonoleggio. E la quarta? La quarta sarà del mio cliente, non appena l'avrai rubata per me. Non sono un ladro. E anche se volessi, non credo che rubare un'auto del genere sia alla mia portata. Il bello è che un verginello di furti come te non deve neanche ideare un piano. Ci ho già pensato io. La cosa è semplice. Tu rubi una Rayfield per me, io considero Pepe a posto. Sono così gentile che ti darò persino qualcosa. Il mio amico Rick lavora in un parcheggio vicino all'Embers, il club frequentato dal possessore della Rayfield. È lì ogni venerdì sera, puntualissimo. Appena arrivi, le telecamere di sicurezza si spengono, il cancello si apre e la strada è sgombra. Devi solo prendere la Rayfield e andartene. Semplice. Cosa dovrei fare? Ti aspetti che scivoli sotto l'auto con uno skateboard e tagli qualche cavo, come nei film? Kirk, auto come quella hanno sistemi di sicurezza. Ottimi sistemi. Questo giocattolino funziona come la chiave usata dai tecnici Rayfield per le riparazioni. Apre serrature e bypassa autorizzazioni identificative. Un passepartout per tutte le Rayfield in città. E dai, Kirk, non ci crederai davvero. I maghi della tecnologia di Kabuki vendono cose anche più strane sotto banco. Abbi un po' di fede. Allora, siamo d'accordo? Siamo d'accordo. Bene. L'ho sempre detto che sei uno sveglio. Vai all'Embers, nel Glen. Rick ti aspetta nel garage. Bocca al lupo. Malone non vincerà la cintura. Cazzati, il cabrone è il migliore della sua categoria. Certo, certo. Posso permettermelo? Se tu sapessi... Qualche spicciolo per un veterano. Dio della cipolla. Con i ragazzi di Santo. Vieni a divorare. Devi tenersi pronti. Sì, padre. Bene. Guarda un po' chi c'è. Vi,
Quanto tempo? Non sapevo che fossi qui. Sono tornato da Atlanta qualche settimana fa. Vedo che ti hanno dato già un bel benvenuto. Com'era Est? Te lo racconto dopo. Adesso ho un po' da che fare. Che dici di raccontarmelo subito? Ti do un passaggio. Marcus, andiamo. Dove sei diretto? Nel Glen. Lasciami pure all'Embers. Ingresso principale. Prendi la rampa sul retro. Vi dico dove fermarvi. Hai sentito, Marcus? È andato bene il tuo ritorno a Night City? Sei già al lavoro? Ho trovato qualche lavoretto qua e là. Niente di grosso. Ma tiro avanti. Grazie per l'interessamento. Quindi, Atlanta non era poi come ti aspettavi, eh? In realtà non avevo nessuna aspettativa. Beh, speravo che fosse meglio di qui. Mi sbagliavo. Forse sarà tutto di guadagnato. Ferma l'auto. Che succede? Affari. Sei armato? Sebastian Ibarra. È il mio giorno fortunato. Che cosa vuoi? Chiudere i conti. Una volta per tutte. Ho un'offerta per te, paparino. Sta a sentire. Vattene da vista. Ritira i tuoi ragazzi dalle strade. Ti darò il Glen e affare fatto. Niente più notti insonni. Vedi quanto sono generoso? Di ancora una cazzo di parola. Tu stanne fuori, non ti conosco. E io non conosco te, il che significa che qui non sei nessuno e non vali un cazzo. Beh? C'è qualcos'altro? Sembra che la nostra conversazione si sia conclusa. Attento, padre. Non sai mai chi ti punta un fucile alla schiena. Neanche tu, mezza sega. Marcus, vai. Sono felice di vedere che non hai dimenticato le tue radici. Hai ancora il dono. Ci sono parecchi stronzetti in zona. Se la fanno addosso non appena tiri fuori il ferro. Chi era quello? Nessuno d'importante. Tra una settimana non ci sarà più. E arriverà qualcun altro. Ti ha puntato un ferro addosso? Sì. E la pagherà. Accosta qui. Qui va bene. Scenderò di sotto. Tieni, prima di andartene. Il tuo numero. Magari ti è utile. Forse potremmo tornare a fare affari insieme. Tornare a 2 anni fa. Grazie, padre. Devo andare. Il Signore sia con te. Porca puttana! Oh, cazzo! B, situazione. Sono sul posto. Sto per parlare col tuo uomo. Rick è un tipo affidabile, vedrai. È come un fratello per me. Basterti l'aiuto. Kirk, vedo l'auto. Ora tocca a te, ragazzo.
buona fortuna. Proviamo questa meraviglia tecnologica. Che uomo di poca fede. Visto? Siamo ricchi. Ora mettila in moto e chiamami quando sei fuori. Ti dirò dove andare. Ok. Sembra che sarà un gioco da ragazzi. Scendi. Che... Merda! Guidi bene. Ora scendi. Che fai? Ma che cazzo? Siete lì. Date le armi. Mani in vista! Siete in arresto. Restate dove siete. Mani bene in vista. Non fate scherzi. A terra, pezzi di merda, subito! Jackie Wells, il mio vecchio amico di quartiere. Vedo che gli anni non ti hanno reso più saggio. Ehi! Detective Stins! Ne è passato di tempo! Ispettore Stins. Ah, stessa roba. A proposito, anche la tua faccia mi è familiare. Sì, la tua non mi dice nulla. Eri partito per Atlanta, in cerca della felicità. Pare che tu non l'abbia trovata. Ho sempre pensato che voi parassiti di Haywood nasceste qui, viveste qui e moriste qui. A quanto pare avevo ragione. Ti hanno mangiato la lingua? E dai, Stitz. Non puoi far finta di niente. Se ci arresti, non faremo un cazzo fino al processo. E poi... Alla peggio, ci daranno qualche mese. Merda, oggigiorno la galera è strapiena, quindi ci cacceranno prima del previsto. Sono questi i ladri. Cazzo, specie di strada qualsiasi. Li ho arrestati, signor Fujioka. Li porto subito via da qui. È tutta fatica sprecata. Non ho tempo per testimoniare o collaborare alle indagini. Cosa? Dovremmo lasciarli andare, signore. Dico soltanto che dovreste gettarli in mare. Ammanettati e con le gambe spezzate in modo che non tornino a galla. Sentito, no? Ah, cazzo. Giornata di merda. Ah. Veramente, per un attimo l'ho vista brutta. Non pensavo che ce l'avremmo fatta. Nah, Stins non lo farebbe mai. Sei sicuro? Mm-hmm. È nato e cresciuto a Haywood come noi. Odia i corporativi quanto te. Ha fatto solo quello che doveva, tutto qui. Se non fossi arrivato, ora staresti sfrecciando per le strade di Night City. Nah, il lavoro era sospetto fin dall'inizio. Neanche la magia sotto banco di Kabuki può aggirare un allarme come quello. Dovevo immaginare che la polizia mi avrebbe beccato. Beh, forse è il volere di Dio. Jackie Wells. V. Ti conosco. Ti ho visto al Coyote. È lì che ho avuto l'incarico di rubare quell'auto. Da Kirk. Lavori con quel topo di fogna? Pepe gli doveva dei soldi e non poteva pagare. Così l'ho aiutato. Cazzo, come fa Pepe a farsi comandare così da quel viscido di Kirk? Sai cosa dicono? Ha l'appoggio del cartello. Del cartello? No, no, ascolta. Conosco gente del cartello e ti assicuro che nessuno ha mai sentito parlare di Kirk. Quel bastardo deve imparare che non si frega la gente di Haywood. Forza, andiamo a mangiare un boccone. Ah, così? Qualche minuto fa mi puntavi una pistola alla testa. Se aiuti i miei amici, per me sei uno a posto. Nessuno si è fatto male, no? Nessunissimo. Ho un ottimo presentimento. Su cosa? Su di noi. C'è una certa chimica, sai? Forza, sto morendo di fame.
Ok, e cibo sia. Andiamo.